Cari amici, e tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 27 aprile 2012 e questo è il volto di Bianca Berlinguer. E io quando vedo Bianca Berlinguer penso sempre a quello che scriveva Dante Alighieri in una delle sue celebri poesie a proposito di una donna tal di tali. E scriveva così Dante Alighieri: ella sen va tutta sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par angel sceso in ciel a miracol mostrare. Lo vedete il volto? Quanto è buona, la vedete quanto è buona? Guardate che bel volto che c'ha. Io però ho sempre avuto dei problemi, perché quando seguo il TG3 di Bianca Berlinguer, cioè non è che lei lo dirige, ma non c'è sempre lei a presentarlo. Quando c'è lei a presentarlo, io mi metto tutto a tremare, perché ho sempre paura. Qua le spalle sono coperte, ma di solito c'è un paio di bretelline, c'è un paio di spalle che mi mette paura, e ho sempre paura che esca fuori dallo schermo e mi prenda a cazzotti. E poi sto sempre lì a tremare che dica peraltro, perché lei è tutta una raffica di peraltro. Questo è il volto di una donna buona, perché lei è vicina agli operai. Il fatto sta che, allora, vi dicevo prima che oggi è venerdì 27 aprile 2012. Se voi andate a vedere il TG3 di ieri, quello delle 19, giovedì 26 aprile 2012, ore 19, vedete che Santa Bianca Berlinguer, c'è un mio video intitolato Santa Bianca Berlinguer, vedrete che Bianca Berlinguer dà una fenomenale notizia. Dice dalla notizia, che è stata diramata anche da altre fonti, che le paghe dei lavoratori italiani sono tra le più basse dell'Europa. Sì. Oddio, ma come ha fatto a dare questa notizia? Avrà detto, io Bianca Berlinguer, che sono tanto democratica, gli voglio tanto bene i lavoratori, e adesso gli do questa notizia, che le paghe dei lavoratori italiani sono tra le più basse in Europa, e così tutti quelli che seguono il mio TG3 diranno: Dio quanto ci vuole bene la Bianca Berlinguer, Santa Madonna, Dio quanto è buona, Santa Bianca Berlinguer, anzi Bianca Berlinguer, santa subito. Poi tra sé e sé avrà detto: ma meno male che i miei amati operai non conoscono la mia retribuzione, cioè la retribuzione di me, Santa Bianca Berlinguer. Santa Bianca Berlinguer, sì, è vero, quel maledetto di Serafino Massoni l'ha già detto in un video, che io prendo 200.000 euro netti, no, lordi, 200.000 euro netti lordi l'anno, 200.000 euro lordi l'anno. Meno male che gli operai non le sanno queste cose, col cavolo che io, Bianca Berlinguer, glielo vado a dire agli operai che io, Santa Bianca Berlinguer, prendo 200.000 euro lordi l'anno, che saranno 140-130 mila euro netti, per cui io Bianca Berlinguer le porto a casa netti tutti i mesi oltre 10 mila euro. Mica glielo posso dire agli operai. Meno male, gli operai non devono sapere quanto prendiamo noi della RAI, specialmente quanto prendono i giornalisti buoni e democratici, non lo devono sapere gli operai. Ah, se non fosse per Serafino Massoni certe notizie non uscirebbero. E infatti noi della RAI adesso le abbiamo eliminate le nostre paghe da internet. E se no come facciamo noi a fare casino? A fare casino? No? A dire i politici, il sottobosco, quella. E nessuno deve venire a dire a noi le cose che noi diciamo agli altri. Non si deve sapere che Bianca Berlinguer, la santa, anzi santa subito, e prende circa 200.000 euro lordi l'anno, il che equivale al netto a 10.000-11.000 euro
il mese molto di più di quello che prende, molto, il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che prende un altro laureato come me, Bianca Berlinguer, un qualsiasi professore di un qualsiasi liceo italiano. Eh beh, ma non si deve parlare di noi, della RAI, nessuno deve, il popolino non deve sapere quanto prendono i giornalisti della RAI TV, non lo devono sapere, perché ecco, vedete, una persona buona e santa come me non può dire quello che prende agli operai. Deve fomentare la rabbia degli operai, la deve fomentare la rabbia degli operai. Però gli operai non devono sapere quello che prendiamo noi della RAI, capito? Eccoci qua, cari amici. Più sono buoni e più sono pagati. È proprio vero che la bontà conviene, cari amici. Ve l'ho sempre detto, no? Che a questo mondo bisogna essere tanto buoni, tanto buoni. Non si va a fare le rapine in banca, perché chi va a fare la rapina in banca e opera a rischio di impresa, nel senso che lo possono mettere in galera per tanto tempo. No, i soldi si accumulano col sorriso sulle labbra e con la bontà, con una sviscerata bontà nei confronti della classe operaia. È così che si fa, vedete? E fa così anche il poeta Nichi Vendola, è uno che Nichi Vendola difende i metalmeccanici, e però si porta a casa circa 15.000 euro netti ogni mese. È così che si fa. Guardate che volto angelicato. Ella se ne va tutta sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e parangel sceso dal ciel a miracol mostrare. Mi coglioni! Va bene, cari amici. Buona giornata, cari amici. E ricordatevi che più siete buoni e più farete quattrini. Tanti saluti da Serafino Massoni.